Ciao, giorno 2, siamo arrivati qui. Abbiamo fatto probabilmente 4 giorni consecutivi l'altro flow. E quindi oggi quello che faremo sarà concentrarci ancora di più sulla forza delle spalle, delle braccia, degli addominali, per poi arrivare a fare la nostra verticale sulla testa, ossia la posizione Sirsasana in sanscrito. Allora, iniziamo sempre con il nostro materassino e iniziamo questa volta nella posizione del hero. In questa posizione, seduti con le gambe vicine, le ginocchia sono vicine. Come vediamo, abbiamo i glutei sui talloni e lasciamo andare tutto il peso del corpo verso il basso. Quindi, in questa posizione, lasciamo cadere le mani pesanti, le braccia sono pesanti. Al corpo. Se questa posizione è particolarmente intensa per voi, possiamo prendere un cuscino e magari posizionarlo tra i glutei e i talloni, in modo che ci sia un pochino più di supporto. Se no, stiamo nella nostra posizione, braccia pesanti, occhi chiusi o sguardo appoggiato a terra. E quando espiro sento ancora una volta le spalle che si rilassano giù, 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 giù. Spalle pesanti. Immagina che qualcuno ti sta mettendo una coperta calda sulle spalle. Le spalle scendono, possono rilassare. Niente tensione, molte volte stiamo così con le spalle in su perché magari abbiamo questi pesi immaginari che stiamo sopportando durante tutto il giorno. Quindi stiamo con le spalle rilassate, come se fosse un momento nel quale possiamo veramente semplicemente essere. Stiamo qui e espiriamo tutto fuori, tutta l'aria rilascia verso il pavimento. Posizioniamo le mani in un mudra, quindi mettiamo il mignolo sotto al pollice e poi allunghiamo le braccia e manteniamo il contatto con il pavimento attraverso due o tre dita. Se uno, dipende dalla tua costituzione. Rotolo, le spalle vanno in su e poi scendono. Il mento verso il petto. Manteniamo dei respiri qui. E poi ci riportiamo, riapriamo, abbandoniamo il mudra, ci riportiamo le mani, prima la sinistra e poi la destra, al petto. Rimaniamo un momento qua a sentire semplicemente il nostro battito del cuore, il nostro respiro. Stiamo con le mani al cuore. E poi le lasciamo cadere sulle nostre cosce, stiamo qui un momento. Sentiamo il peso delle mani sulle gambe. Abbandoniamo ogni tensione che possiamo avere anche nelle dita, nelle mani, nelle spalle, nelle braccia. Espiro tutta l'aria fuori. Inspiro, tiro su, 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 su le spalle, su, 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 su. Espiro, le faccio scendere. Inspiro. Espiro, inspiro, espiro, tutta l'aria fuori. Inspiro, braccia lunghe verso l'alto, espiro, posiziono le braccia di fronte a me. In questo momento ancora, come nel video 1, le dita sono ben aperte, le mani schiacciano bene 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 a terra, in giro. E poi da qua premiamo con le mani e ci aggiustiamo nella posizione del tavolo. Ora prendiamo un momento per allinearci, ancora una volta punto i piedi, o se decido di premere con le dita faccio questo, lo sguardo tra le mani un pochino più avanti, apro bene 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 le dita, scusate, voi state lì, mi tolgo la maglia. E poi stiamo qua al collo lungo. Decido appunto come mettere i piedi e poi vado su e giù, inspiro, apro bene il petto, guardo in su, ricordati il movimento, no? Anche dell'osso sacro. Espiro, scendo, mando l'osso sacro giù, lo sguardo all'ombelico, inspiro,
Espiro. Inspiro. Espiro. Chiudo gli occhi e inizio a modificare questo movimento a mio piacimento. Aggiungo anche dei movimenti del collo, faccio dei cerchi con le anche. Inizio a muovere magari il peso dietro, davanti. E poi mi ritrovo in posizione del tavolo. Facciamo un momento di supporto per i nostri polsi, quindi giriamo una mano, poi giriamo l'altra, continuiamo un po' di volte, posso anche girarle entrambe e muovere il mio peso avanti e indietro. Faccio così con le dita, le piego e poi ritorno al tavolo. Questa volta premiamo con le dita dei piedi, spingo ancora una volta con le mani, giù, 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 giù. Le faccio ben attaccare a terra. Inspiro qua e mando per l'espirazione i miei glutei verso i talloni. Rilascio le spalle, apro il petto. Inspiro. Espiro, tiro su le ginocchia qualche centimetro. Inspiro. Espiro, vado su al cane. E inizio ancora una volta a camminare. Il cane. Rilascio la testa, sì, no, no. Premo bene bene con le mani. Inspiro, plank. Espiro. Inspiro. Espiro, tre. Inspiro. Espiro, quattro. Inspiro. Espiro, cane, cinque, sto, inspiro. Espiro dalla bocca. Tutta l'aria fuori. Inspiro, plank, espiro, chaturanga, gomiti giù, inspiro, apro su, 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 tiro sulle ginocchia, espiro, torno al cane, inspiro qua, espiro qua, inspiro, guardo le mani, cammino piano piano verso di esse, sto su a metà, espiro, scendo giù, premo con i piedi, inspiro, salgo su, 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 su. Espiro, mani al centro del petto. Faccio andare le braccia lungo il corpo. Apro bene, bene, bene i palmi. Lascio che anche il petto si apra. Premo bene, bene, bene con i piedi a terra. Apro bene, bene, bene le dita. Posso anche tirarle su, le apro e poi le faccio scendere giù. Ricordati, i piedi sono più grandi di quanto tu pensi che essi siano. Poi, da qui, Tadasana. Premo con i piedi, piego le ginocchia, inspiro, salgo su. Espiro, scendo giù. Inspiro, sto su a metà. Espiro, scendo giù. Inspiro, premo con le mani. Espiro, mi riporto il cane. Uno, rilasso la testa. Espiro, due. Espiro, tre, mando su gli ischi, streccio per bene la mia schiena, inspiro, mi muovo, plank, espiro, chaturanga, inspiro, salgo su, espiro, torno al cane, espiro dalla bocca, tutta l'aria fuori, sì, non ho con la testa, inspiro qua, espiro, plank, sto in plank, inspiro, espiro su. Inspiro, plank. Espiro, cane. Inspiro. Espiro. L'ultimo, inspiro. Espiro, su, su al cane. Inspiro qua. Espiro, avambracci giù. Delfino, inspiro. Espiro. Inspiro. Premo, piego le ginocchia, espiro, torno su. Inspiro, guardo le mani, cammino, salto verso di esse, sto su a metà, espiro, scendo giù. Premo con i piedi, inspiro, salgo su, 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 su. Espiro, mani al petto, Tadasana.
Espiro, mando giù le spalle. Ritrovo i piedi, mando l'espirazione giù, arrivo nei piedi, alle radici, al centro della terra, e mi porto su tutta l'energia, mi riempio il corpo, mi inspiro, vado su. Espiro, scendo giù. Inspiro, su a metà. Espiro, scendo giù. Inspiro, mani giù. Espiro, cane. Inspiro, plank. Espiro, cane. Inspiro, plank. Espiro, cane. Inspiro, plank. Espiro, cane. Inspiro, cane. Espiro, dalla bocca. Inspiro. Avambracci giù. Espiro, sto nel fino. Inspiro, mi muovo verso il centro. Espiro, torno su. Inspiro. Espiro. L'ultimo, inspiro. Espiro, inspiro, premo le ginocchia, espiro, torno su, cane, uno, espiro, due, espiro, tre, inspiro, guardo le mani, cammino, salto, su a metà, espiro, scendo, premo con i piedi, inspiro, salgo su, espiro, mani al petto, Tadasana, un momento qui. Mani al petto, facciamo l'ultimo flow, inspiro, premo, vado su, espiro, scendo giù, apro bene le dita dei piedi, premo con i piedi, salgo su, inspiro, espiro, scendo giù, inspiro, premo con le mani, espiro, torno al cane, uno, espiro, due, ricordo che la schiena è ben aperta, lunga, tre, inspiro, plank. Espiro cane, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, dalla bocca espiro, inspiro, avambracci giù, espiro sto, inspiro fronte, espiro retro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, sto qua, cammino i miei piedi verso il corpo, ginocchia giù, espiro, volentieri del bambino, rimango un po' di respiri qua. Mi ricordo che ci sono due posizioni principali, una con le ginocchia ben aperte, e lascio andare tutto più spazio per la pancia, per il petto, e una che ha invece le ginocchia chiuse, su ben dritta, poi lavoro con la curva della schiena, lascio andare le spalle e le braccia. Inspiro, torno su con le mani, premo con i piedi, li mantengo a una distanza, e torno su alla posizione del cane. Espiro, torno giù qui. Poi mando giù le ginocchia, sono nella posizione del tavolo e poi lascio andare qua. Mantengo, do un'occhiata alle mie braccia, mantengo i gomiti che seguono la linea delle spalle. Devo essere capace di abbracciare, diciamo, di toccare i miei gomiti con entrambe le mani. Poi mantengo le mani in questa posizione, cioè le dita si intrecciano. Ricordati, i gomiti sono paralleli e sono alla stessa distanza l'uno dall'altro. Incrocio bene e inizio a capire, seduta così, dov'è il centro della mia testa. Qualcuno dice che per trovare questo centro bisogna mettere il mignolo sul terzo occhio e il punto che tocchi con il pollice, quindi qui, è esattamente il punto della testa dove deve toccare e supportare deve toccare il pavimento e quindi supportare la verticale della testa. Quindi, ritorna, riabbraccio, interlacciamo le nostre dita, premiamo giù, ricordate il punto della testa, lo posiziono giusto lì, premo con i piedi, vado su, vicino con i piedi, tiro su prima una gamba e poi l'altra. Poi
piano 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 mi lascio andare, tiro giù le ginocchia e scendo ancora una volta alla posizione del bambino. Espiro. Rimane nel bambino, io mi tiro su per parlare. Allora, mentre stiamo nel bambino, sentiamo che possiamo rilasciare dalle spalle. Quindi la cosa, in Sesasana, nella verticale sulla destra, noi abbiamo queste spalle che sono proprio ben piazzate a terra, quindi il supporto nostro non è in realtà dalla testa, la testa ci dà un micro supporto. Noi ci stiamo tenendo su proprio molto fortemente da avambracci e spalle, quindi le spalle non scendono giù così, ma rimangono ben piazzate a terra. Quindi prova a guardare la differenza. Così lascio andare le spalle, così ho le spalle ben piazzate a terra. Tiro giù ancora una volta ginocchia e mi lascio andare. Questa volta appoggio le spalle dietro. Espiro. Piano piano, con la testa pesante, risalgo su, vertebra dopo vertebra. Apro bene il petto. Ritorno alla posizione iniziale. Espiro con le mani sulle cosce, lascio andare le spalle giù. Lascio che tutta l'aria esca, che le spalle diventano pesanti. E poi piano lascio andare i glutei da un lato. Allungo le gambe di fronte, fletto i piedi, sto in dandasana. Questa posizione ancora una volta di autosufficienza, perché praticamente andiamo ad attivare tutti i nostri bandhas e poi rimaniamo bene concentrati su noi stessi e lasciamo che l'energia di questi bandhas circoli dentro di noi. Quindi prendiamo bene con le braccia al pavimento, flettiamo i piedi, immagina che c'è un muro e tu lo stai toccando. Perineo, spazio tra genitali e l'ano, lo attivo. Premo giù, mando il mento al petto. Premo con le mani giù, premo con i piedi, premo con il perineo, premo con il mento. Tre respiri. Premo. E poi rilasso, piano, rilasso tutto il corpo e lascio che il corpo si rilassi in un breve shavasana, un breve rilassamento. Trovo ancora una volta gli addominali. Inspiro, vado su con le gambe, le fletto per bene, immagino ancora una volta che i piedi stanno toccando il soffitto, quindi sono ben flessi. Facciamo degli esercizi per gli addominali, inspiro e quando espiro conto fino a 10, scendo giù con le gambe, senza toccare il materassino e poi quando espiro torno su, inspiro, espiro, 9, 8, 7, 6, siamo a metà, 5, 4, 3, vicino al pavimento, 2, 1, molto vicino, inspiro, espiro, torno su, inspiro, espiro, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, vicino al pavimento, 2, non tocco, 1, inspiro, espiro su, l'ultimo, inspiro, 9, 8, 7, 6, sono a metà, 5, 4, 3, molto vicino al pavimento, 2, 1, vicinissimo, inspiro, espiro, torno su, e questa volta piego le ginocchia, abbraccio le ginocchia, le mando vicino al petto, e giro destra e sinistra, espiro, lascio che ci sia un bellissimo massaggio nella parte della mia schiena. Mi immagino che il corpo sia pieno di sabbia, quindi quando giro di qua e di là, lascio che il peso del corpo si muova interamente a destra e a sinistra. Piano. Un bellissimo massaggio alla mia schiena, la parte bassa, al coccige. Poi lascio cadere le ginocchia a sinistra, appoggio la mano sinistra sulle ginocchia, apro la mano destra, sguardo verso la mano destra.
piano piano ricentro le anche, ricentro le ginocchia, sto un momento qua, lascio cadere le ginocchia alla parte destra, appoggio la mano destra sulle ginocchia, apro lo sguardo verso la sinistra e rimango ancora qui un po' di respiri. E semplicemente osservo il movimento della pancia che si espande e l'ombelico che va verso la spina dorsale, verso il pavimento quando espiro. Ricentro piano piano le anche, ricentro le ginocchia, lascio cadere le ginocchia all'esterno. Posiziono le mani in posizione di triangolo alla pancia e lascio che tutto il corpo rilassi ogni tensione al pavimento. Semplicemente lascio andare tutto giù al pavimento. Sento che c'è un supporto della terra molto molto forte. Io mi posso lasciare andare. Lascio che le anche, le ginocchia e le gambe anche si lasciano andare. Sento il respiro nella pancia, lo sento attraverso le mie mani. E poi espiro, lascio andare le gambe, lascio andare le braccia. Shavasana, parte finale della pratica. Minuti più preziosi dove possiamo semplicemente lasciarci andare. Non c'è niente che possiamo fare meglio, niente che dobbiamo assolutamente fare, siamo semplicemente rilassate, rilassate a terra, sentendo il peso del corpo interamente supportato dal pavimento, osservando ancora una volta il respiro nella pancia, nel petto, lasciamo cadere tutto alla terra. Espiro e lascio andare tutto, la spina dorsale, il petto, la pancia, le anche, le gambe, tutto è supportato dal pavimento, dalla terra. Apro un pochino la bocca, rilasso la mandibola, rilasso la lingua. E poi piano piano aggiungo dei movimenti alle dita dei piedi e delle mani. Giro la testa verso destra, poi verso sinistra. Mi sgranchisco bene, 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 bene. Le braccia e le gambe che diventano lunghe. Poi mi sposto girandomi da un lato in posizione fetale. Rimango qua un po' di respiri. Lascio ancora una volta che l'espirazione sia profonda. Io lascio andare tutto, tutto, tutto il pavimento. Con l'aiuto della mano, poi mi tiro su e ritorno in posizione seduta, con le gambe incrociate. Non c'è bisogno di aprire gli occhi, se siamo con gli occhi chiusi li manteniamo così. Le mani al petto, prima la sinistra, poi la destra. Spina dorsale lunga, più e più spazio tra le vertebre. Lascio cadere il mento giù verso il petto. E mi permetto di sentire un senso di gratitudine. Da qualsiasi parte venga questo senso di gratitudine, lo lascio entrare in me. Mi permetto di essere felice per qualsiasi cosa mi faccia felice in questo momento nella mia vita. Poi le mani si mettono in posizione di preghiera, piano piano le lascio toccare. Le muovo alla fronte, alla bocca, al petto. Namaste. Grazie per aver praticato yoga con me ancora per questa seconda lezione. E appunto consiglio ancora una volta di ripetere la lezione per almeno 4 giorni consecutivi prima di passare alla lezione 3, dove andremo un pochino più a fondo verso la nostra verticale sulla testa, dove andremo a flettere le gambe verso l'alto, quindi sarà
una lezione, speriamo, emozionante. È sempre bellissimo andare a testa in giù per la prima volta. Se non avete mai fatto la verticale sulla testa, consiglio che facciate questo challenge perché è veramente interessante la sensazione che si prova a riuscire ad essere a testa in giù, a vedere altri scenari possibili e a sapere che siamo capaci, che riusciamo, che possiamo arrivare a fare cose che magari non sapevamo di poter fare. Grazie, buona giornata.